Allora, deciso la prossima prova da fare. Beh, guarda, io ho pensato una cosa. Questa volta andiamo sul bello, sul lusso, sul grande, sull'elegante. Mi piace. Propongo Nisman. Sì, Nisman. Prendiamo due bei veicoli. Sì. Cioè, uno della gamma Auto, uno della gamma Flair. Sì, abbiamo la stessa pianta, sì, così sì, li portiamo insieme. E come zona? Io direi, guarda, Francia. Il Costa della Fantastica è una zona bellissima, bello, lusso. Sì. Buonasera. Buonasera. Cosa mi sono perso? Stavamo decidendo qual è la nostra prossima prova. Parlavamo di lusso, eleganza, abbiamo prestigio, proposto Nisman. Smooth. Di nuovo questo smooth. Basta. Tu ce l'hai questo smooth? Basta. Basta. Smooth. Sì, insomma, quella elegante. Poi andate in Francia. Hai detto che vuoi andare in Francia. La terra dei profili. No, smooth. Ma no, no. Non andiamo in Francia, sì. E andiamo in Francia con Arto e Flair. Ci portiamo la truppa e facciamo un bellissimo servizio comparativo con questi due mezzi. Assolutamente. E deciso. Basta così. Capito. Finito. Vabbè, portatemi ostriche e champagne. Ciao ragazzi. Ciao. Vabbè. Ciao. Buongiorno e benvenuti in Germania, dove sono venuto con tutta la troupe di Camper Online e con questo, il nuovo Nisman & Bishop Smooth. Comunque, partiamo subito e vediamo di cosa si tratta. Ora, per essere un vero e proprio Nisman & Bishop deve esserci qualcosa che non va. Pensateci bene, è un veicolo compatto, agile, dinamico, prestazionale. Praticamente un van, e nessuno penserebbe a un van associandolo a Nisman & Bishop. Ma se sei colui che ha scritto pagine fondamentali nella storia del motorhome di lusso, diventando il termine di paragone di un'intera categoria, e vuoi cambiare le regole del gioco, vuoi proporre qualcosa di nuovo, allora devi inventare e devi avere il coraggio di uscire dagli schemi. E sono lietissimo di annunciare che Smooth è totalmente fuori dagli schemi. Aspetta, ma aspetta un attimo, ma che razza di Nisman & Bishop è questo? Hanno fuso la cabina di guida standard del Ducato con la scocca di un motorhome di lusso. Tecnicamente ed esteticamente è geniale. Non so come abbiano gestito la cosa, ma sono riusciti a creare il primo profilato liner. Ma c'è dell'altro. Non è un veicolo particolarmente grande nelle dimensioni, ma ha tutto di un grande veicolo. Dalla tecnica costruttiva all'eleganza, dalla possibilità di personalizzazione all'autonomia. È un design esterno che non passa inosservato, che miscela elementi classici ad altri, parte integrante di altri mondi, con il cupolino anteriore che, per qualche strana ragione, ricorda vagamente l'aspetto di un Apple Watch. Sul recente passato, Andrea e Beppe hanno assolutamente ragione. Nell'immaginario comune, Nisman & Bishop è sinonimo di maxi motorhome di lusso, Clou, Flair, Arto, veicoli di grandi dimensioni dedicati a chi ha la patente C e a chi non ha difficoltà a gestire lunghezze nell'ordine degli 8 e dei 9 metri. Ma questo? Beh, questo è qualcosa di completamente diverso. Questo è un camper favoloso. Forse perché è stato disegnato dallo stesso uomo che ha progettato Arto e Flair, è stato sviluppato dallo stesso team e ha richiesto non meno di 2 anni di ricerca e implementazione. Gli hanno dato un frontale monoblocco in vetroresina, un tetto monoblocco in vetroresina con ali laterali che nascondono e proteggono le installazioni presenti, un posteriore monoblocco in vetroresina, una scocca autoportante alluminio-alluminio con coibentazioni in RTM e box antitorsione, un telaio Alco MC realizzato in funzione dell'allestimento e del doppio pavimento passante. Ma l'aspetto più impressionante di questo camper è l'innovativo lavoro di carrozzeria operato nell'allargamento del montante B della cabina di guida per renderla una vera e propria filazione organica dell'abitacolo.
una cabina di guida che diventa un vero e proprio soggiorno e che unitamente al living anteriore può ospitare tranquillamente 4 persone in un ambiente straordinariamente ampio, panoramico, accogliente e luminoso. Guardate qui, questo con un motorhome non lo potete fare, vero? I Nisman & Bischoff sostengono che Smoove rappresenti la sintesi ideale tra il profilato e il motorhome e sono molto ansiosi di sottolineare come questo prodotto sia stato sviluppato per una clientela diversa rispetto a quella che tradizionalmente acquista Arto o Flair, un veicolo urbano, maneggevole, prestazionale, facile da guidare, dedicato a chi ama o ha necessità di viaggiare rapidamente e che questo quindi non sia da considerarsi un piccolo Arto o un piccolo Flair. Dicono che sia tutta una coincidenza che Smoove possa essere personalizzato esattamente come un liner di lusso con il cliente finale che ha la facoltà di scegliere la tonalità della colorazione esterna, il gusto interno, il layout e l'accessoristica, andando a optare per componenti solitamente riservate ai grandi motorhome, pensiamo al serbatoio del gas propano, e che quindi Smoove non sia in competizione con i motorhome della casa. Quindi eccolo qui. E che profilato! È allestito su Ducato Alco con passo da 4,10 m per minimizzare lo sbalzo posteriore ad appena 188 cm. Il tutto con una lunghezza che è inferiore ai 7 m, 6,93 m per la precisione, e un'altezza che arriva appena a 277 cm. Occorre poi considerare la larghezza, 225 cm, e il peso che si ferma ad appena 2930 kg, in modo da avere ampio carico utile anche con la guida con patente B. Se tutto ciò poi aggiungiamo la possibilità di avere motori fino a 180 cavalli, esattamente come quello di questo esemplare, l'eccellenza della telaistica Alco con assale posteriore e sospensione a ruote indipendenti e la possibilità di avere cerchi con diametro maggiorato fino a 18 pollici, possiamo facilmente capire come Smoove offra prestazioni, maneggevolezza, tenuta e guidabilità degne di una vera e propria auto sportiva. E anche la concezione tecnica ed estetica è molto vicina a quella di un'auto sportiva, con un'aerodinamica estremamente curata, pensata per minimizzare i flussi aerodinamici e aumentare il coefficiente di penetrazione. Il tutto poi unito al telaio ribassato Alco e al doppio pavimento che va a creare un vero e proprio fondo piatto, completamente carenato sul lato inferiore, che va a produrre un effetto suolo aumentando la tenuta di strada, la maneggevolezza, la sicurezza e allo stesso tempo eliminando tutti i frusci aerodinamici per viaggiare in pieno silenzio, esattamente come in auto. E anche se da lontano Smoove può sembrare solo un camper, di certo non va allo stesso modo. Con il motore più potente, infatti, la velocità massima raggiunge e supera tranquillamente i 170 km/h. Quello che questo veicolo è un flare travestito da auto sportiva. Naturalmente non si può guidare un veicolo ricreazionale come un'auto da corsa sulle strade normali. Allo stesso modo non si va in piscina vestiti con la tuta da sci e gli sci ai piedi, o non si va nello spazio con un orologio da polso. Ma è bello sapere che se lo si vuole fare, ogni tanto ci si vuole divertire, tutto questo funziona. E ragazzi, se funziona! E questo mi porta al pezzo forte di questo veicolo. Internamente offre tutto ciò che due persone possano desiderare. È moderno, è accogliente, è ricco di personalità ed è capace di offrire un comfort senza compromessi indipendentemente dalla stagione e dalla meteo esterna. E anche se i volumi interni non sono davvero quelli di un Arto o di un Flair, è estremamente comodo e piacevole, poiché lo spazio si trasforma assecondando le necessità dell'equipaggio. Fermi restando il maxi garage posteriore e il soprastante letto matrimoniale trasversale, la toilette è un esempio di multifunzionalità, con lavabo e WC che possono scomparire quando non necessari per lasciare spazio a una maxi doccia wellness.
E anche se il blocco cucina è compatto e non è dedicato a chi desidera passare la propria vita ai fornelli, è comunque completo e piacevole. Mentre il living anteriore, su cui si apre la cabina di guida, conferma l'impressione di un abitacolo arredato e studiato nell'ergonomia delle forme e degli spazi e non solo riempito di componenti necessari. L'unica cosa che mi rimane da provare è l'impiantistica di bordo e penso che dovrei perché ha veramente diversi spunti interessanti. Dicevamo dell'impiantistica, questa è tale quale a quella di un vero e proprio liner. A partire dall'autonomia idrica, serbatoio dell'acqua potabile 140 litri, inserito nel doppio pavimento, serbatoio dell'acqua di recupero 130 litri, quindi un ottimo bilanciamento in entrata e in uscita. Se si ha necessità di avere ancora più autonomia, ecco la possibilità di un ulteriore serbatoio da 60 litri alloggiato sotto la culla del garage posteriore in un ambiente comunque coibentato e riscaldato. Attenzione poi all'impiantistica elettrica, che è sovradimensionata, batteria dei servizi con possibilità di seconda batteria, totalità dell'impianto realizzato dalla Trentina CBE in abbinamento alla possibilità di ospitare a tetto i pannelli solari. Questi, come tutti gli accessori, sono racchiusi nella particolare forma del tetto, così come racchiusa nella particolare forma del tetto l'antenna satellitare Oyster SeaTrack, in modo da poter beneficiare dei propri programmi preferiti ovunque ci si trovi, anche e soprattutto in inverno, quando le poche ore di luce fanno passare tante ore all'interno del veicolo. Un veicolo che si presta in maniera ottimale ad essere utilizzato durante la stagione fredda, riscaldamento di serie Truma Combi 6 in versione CP+, quindi con pannello di comando digitale, possibilità di ottenere anche riscaldamento Alda con vettori, con elementi sia in cabina di guida che all'interno del piano di calpestio, per un comfort davvero di eccezionale livello. Un riscaldamento che è quindi alimentato a gas, che può essere alimentato anche elettricamente optando per riscaldamento Alde o per la Truma Combi 6 in versione E, e che vede la presenza delle due classiche bombole da 10 kg. In optional Smooth può essere equipaggiato del serbatoio del gas da 32 litri. In questo caso ecco uno spazio di stivaggio supplementare all'interno del garage posteriore, facilmente organizzabile grazie alla presenza di appositi contenitori plastici estraibili. E a proposito di garage, occorre sottolineare come lo Smooth, nonostante il suo carattere sportivo e dinamico, sia dotato di un vano capiente ed efficace, adatto anche a trasportare uno scooter. È ottimamente rifinito, ben accessibile tramite un portello ad ala di gabbiano inserito sul lato destro, coadiuvato da uno di servizio più piccolo sul lato opposto, ed è dotato di ganci di fissaggio del carico riposizionabili. Il vano è dotato di una originale nicchia inferiore in cui possono trovare spazio il secondo serbatoio dell'acqua potabile o diversi altri oggetti, vedi ad esempio il kit di riparazione degli pneumatici Fix and Go, mentre le attrezzature tecniche possono essere collocate in un ulteriore comodo gavone laterale ad apertura scorrevole disponibile in opzione. Ho sempre pensato che il limite maggiore di un camper, anche di un bel camper, fosse quello di non saper andare oltre la propria missione, di essere perfettamente in grado di offrire comfort e autonomia al proprio equipaggio, ma di essere molto meno in grado di suscitare emozioni, di non poter essere accostato concettualmente ed esteticamente ad un'auto di lusso e di non poter essere guidato con la stessa facilità, piacevolezza, sicurezza e dinamicità di un'auto di lusso. Ma ora quel limite è superato. Sì, quel limite ora è decisamente superato.